Prende ufficialmente vita il cortometraggio Il Perdono, prodotto da Irpinia Film Commission di Carmine Caracciolo, diretto da Roberto Flammia come regista e dedicato al genio musicale del principe Carlo Gesualdo. Oggi ho il piacere e l'onore di avere qui con me in studio, per tutti gli amici di Vorrei Sapessi Che, il regista irpino Roberto Flammia. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi e grazie a Città di Ariano per questa splendida produzione che fate, insomma. Grazie mille, grazie per aver accettato il nostro invito. In questa puntata cercheremo di far capire ai nostri amici che ci seguono settimanalmente che cos'è Il Perdono, questo nuovo cortometraggio prodotto, come ho detto poc'anzi, da Irpinia Film Commission. Allora Roberto, andiamo subito nel vivo della nostra conversazione. Cerchiamo di capire un attimino l'idea di cortometraggio made in Irpinia, come nasce, da cosa è venuto fuori questo progetto? Allora, Il Perdono è un cortometraggio che ha una vita, diciamo, abbastanza lunga. È partito 5-6 anni fa con il produttore Carmine Caraccio, con cui c'è un importante rapporto, insomma, lavorativo, che portiamo da 10-12 anni, con una prima esperienza di cineteatroterapia fatta per i disabili, Abili Diversi, uno spettacolo che abbiamo portato in tutta Italia, che è andato molto bene, molto interessante, mettendo insieme il cinema, quindi interventi video ed interventi teatrali, coinvolgendo persone diversamente abili e facendo un percorso veramente interessante. Dopo, successivamente, ci siamo spinti ad un primo cortometraggio, il mio primo cortometraggio, la mia opera prima, insomma, dal punto di vista dei brevi film, che è stato Crineide, che insomma ha avuto un importante successo. Abbiamo portato al Festival del Cinema di Cannes, al Los Angeles Italia Film Festival una settimana prima degli Oscar, nel Chenaise Theater, e successivamente al Festival del Cinema Italiano di Madrid, dove è stato selezionato, insomma, tra i prodotti più importanti del panorama italiano nel mondo. E da lì, insomma, abbiamo fatto altri prodotti, tra cui un documentario su Ciriaco De Mita per i 90 anni di carriera, che attraversa la storia d'Italia attraverso il suo racconto. E adesso ci troviamo a raccontare il principe Carlo Gesualdo, personaggio sia a me sia a Carmine molto a cui siamo molto legati, perché noi siamo di Gesualdo. E quindi Carlo Gesualdo è un personaggio che entra sempre nella nostra memoria, insomma, dei nostri genitori, dei nostri nonni, perché ovviamente è il padrone di casa della città di Gesualdo. E avevamo in testa di portare avanti, insomma, questo percorso da un bel po'. Finalmente sembra che siamo in dirittura di arrivo, ecco. Benissimo, quindi avete cercato di celebrare un po' la storia di Carlo Gesualdo, giusto? Sì. Il Perdono è un corto che è stato scritto da Luca Di Leo, un valente sceneggiatore, tra l'altro anche lui irpino, che ha studiato all'Accademia Silvio D'Amico a Roma. E noi, io e Carmine, conoscevamo, diciamo, avevamo vissuto un episodio particolare a Gesualdo, e da lì, insomma, ci è venuta l'idea di sviluppare questa storia. Abbiamo data in mano a Luca, e Luca poi ha creato questa sceneggiatura. Sì, poi parleremo anche di Luca Di Leo, parleremo anche di lui. Ma prima di parlare di Luca Di Leo, volevo insieme a te capire Irpinia Film Commission. Sì. Che cos'è? Di cosa si occupa? Perché allora, so che è una piattaforma nuova. Sì, allora l'Irpinia Film Commission è un'altra creazione che abbiamo fatto qualche anno fa, sempre con Carmine, il mio produttore, perché sentivamo l'esigenza di creare una struttura sul territorio irpino, sui 118 comuni, insomma, del territorio irpino, che potesse accogliere le produzioni cinematografiche, televisive, piccole, grandi, medie, che vogliono venire a girare in Irpinia. Ovviamente tutte le regioni hanno le proprie film commission, anche la Campania ha la Campania Film Commission, che è un'ottima struttura, funzionante, perfetta, anzi
Napoli negli ultimi anni ha ospitato tantissime produzioni, sia nazionali che internazionali, ovviamente avendo anche il suo riscontro. Il Pini è stata sempre messa un po' da parte, nonostante una zona interna a bellezze, cascate, castelli, cioè il più alto numero di castelli d'Italia, insomma, c'ha tante bellezze che noi abbiamo cercato di mettere insieme a facendo un censimento delle maestranze irpine, quindi persone, professionisti che stanno sul territorio, che semmai sono andati fuori oppure stanno qua, insomma cercando di metterle insieme e dare ad una eventuale produzione che viene in Irpinia un pacchetto di maestranze, location, accommodation, quindi strutture ricettive, ristorative, insomma tutti i servizi che possono servire ad una troupe. E da qualche anno stiamo ospitando più o meno ogni anno intorno alle 4-5 produzioni. Una importante produzione che ospitiamo, diciamo, quasi tutti gli anni è la Scuola di Cinema di Napoli, P. Greco M, tra le scuole di cinema più importanti in Italia, forse tra la più importante al sud, che ha deciso di girare il corto finale dei corsi master che loro fanno proprio indirizzati al cinema proprio in Irpinia, quindi portare Bellissimo. 40 ragazzi che dormono in Irpinia. Due anni fa sono stati nel convento di Carpignano, hanno dormito, hanno girato tra Carpignano, sì. Grotta Minarda, Gesualdo, e 4 anni fa sono stati a Bisaccia utilizzando l'albergo diffuso appunto del comune di Bisaccia, sono stati là creando insomma ovviamente movimento nella cittadina, coinvolgendo le persone del posto che partecipano come comparsa. Ovviamente sono esperienze che sia per i comuni, sia per il territorio, sia per le persone sono veramente interessanti. Certo, in tempi di Covid questa è una cosa ottima, anche perché stiamo cercando di ripartire, certo. Quindi sarebbe un ottimo slancio per l'economia. Sì. Oltre a tutto questo, insomma, vi siete avvalsi, parliamo insomma della figura più importante di questo corto, vi siete avvalsi della preziosa collaborazione dell'attore Alessio Boni, sì. Che è protagonista, sì. Di questo cortometraggio. Questo. Come mai la scelta è ricaduta proprio su di lui? Allora, diciamo che io... Alessio è un, diciamo, è un attore che mi è sempre piaciuto, cioè, ho sempre seguito il suo percorso lavorativo, sia teatrale, perché ha un importantissimo curriculum teatrale, e questa è una cosa che a me fa molto piacere quando scelgo, diciamo, gli attori per i miei prodotti. Non perché il teatro sia più importante del cinema, assolutamente, però sono due cose diverse. Diciamo che il teatro, secondo me, crea dei personaggi un po' più prepotenti, più presenti, insomma, a volte forse troppo ingombranti, che poi non riescono ad entrare nel cinema, perché il cinema si cerca sempre di asciugare per i tempi, insomma, perché certo. Ci sono le inquadrature, c'è tutto un altro modo di lavorare. Però Alessio è un personaggio a cui io ero molto legato già prima di questo progetto, cioè un attore mi è sempre piaciuto, perché ha un volto che si presta sia, diciamo, a prodotti drammatici, sia a prodotti un po' più leggeri, a commedie importanti. E è questo personaggio, il personaggio di Igor Watkins, questo gigante compositore, direttore d'orchestra, aveva bisogno di un volto importante, carismatico, preciso, elegante, e Alessio diciamo metteva insieme un poco tutte queste sfaccettature. Così gli abbiamo sottoposto la sceneggiatura. Devo essere onesto, lui immediatamente si è sensibilizzato al progetto e alla sceneggiatura stessa, perché già conosceva Carlo Gesualdo, conosce molto bene la musica classica, è una persona di grande cultura. Quindi si è calato bene nella parte. Sì, e immediatamente ha percepito subito le sensazioni che noi volevamo dare con questo prodotto. Una curiosità, quando sì. Scegli i protagonisti dei tuoi sì. film, sì. Ce l'hai già in mente oppure ci devi pensare? Cioè c'è già qualcuno che rispecchia quello che può allora, essere diciamo la tua idea? Diciamo che a volte io cerco di costruire le storie basandomi molto spesso su chi poi interpreterà quel ruolo, devo essere onesto. E anche questo qui è stato un percorso che è stato fatto di pari passo, cioè insieme a Luca abbiamo cercato di costruire un personaggio che Alessio potesse vestire, secondo noi, perfettamente. I panni. E per altri prodotti poi ovviamente dipende, ci sono molte volte in cui faccio casting, ovviamente, ad esempio Crineide abbiamo fatto un importante casting, vennero quasi 300 persone al Teatro Carlo Gesualdo dove facemmo sì. I casting, addirittura scegliemmo pure tutte le comparse, figurazioni speciali e anche i
ruoli principali. Quindi là fu un po' più aperto, cioè costruimmo. Però diciamo che già hai una tua linea in mente. Sì, certamente. Ci deve essere comunque la persona che ti colpisce. Sì, quando leggo i personaggi, quando facciamo poi la costruzione del personaggio, comunque immagino dei ruoli, immagino quindi degli attori, delle attrici. Quindi poi arriva la persona che, sì, sì, che ti rende l'idea e quindi la scegli in base. Diciamo che lo vedo pure abbastanza subito, se è lui, lei in quel ruolo, se si presta, se non si presta. Se devo cambiare qualcosa, diciamo, me ne riesco a rendere subito conto, perché quando i progetti sono sceneggiature che comunque partono da soggetti nostri, miei insieme a Carmine, mio, dipende, quindi comunque il soggetto che è il cuore della sceneggiatura, io conosco molto bene quello che voglio andare a fare. Certo. Poi la sceneggiatura andiamo a sfaccettare, a sistemare, ovviamente tutto che è fondamentale, però il cuore di quella storia io la conosco molto bene. E quindi ovviamente i personaggi li vedo fin dall'inizio abbastanza definiti. Quindi il ruolo del regista è proprio questo, insomma, essere anche consapevoli di quello che si va a scegliere. Io dico sempre, insomma, il ruolo del regista secondo me è per chi deve comporre un puzzle, no? Io ho tutti i pezzi del puzzle, che sono, ecco, le maestranze, gli attori, la storia. Poi io li devo mettere insieme tutto per insieme. Creare il puzzle completo. Cioè non è una cosa né complicata né semplice, però è il mettere insieme tante persone in un unico momento su una storia. Quella è secondo me la grandezza, oltre poi ovviamente tutto la parte narrativa, le storie, il modo di inquadrare, certamente. Però comunque la prima complessità secondo me di fare questo lavoro è quella, cioè quello di saper mettere le persone al posto giusto nel momento giusto. Quindi, a proposito di narrativa, di storie, parlavamo prima di Luca Di Leo, sì, che è lo sceneggiatore, sì, ma la sua sceneggiatura da cosa prende spunto? Allora, la sua sceneggiatura parte da, come ti accennavo prima, da questa storia, insomma, che io e Carmine appunto abbiamo vissuto una domenica pomeriggio, in cui vennero delle persone nel nostro paese e ovviamente si sa, quando vengono persone strane in un piccolo paese come appunto Gesualdo di 3.000 abitanti circa, uno nota che sono persone di fuori, eccetera. Siccome noi siamo appassionati di storia, di cultura, eccetera, eccetera, insomma, loro ci chiesero delle informazioni e noi iniziamo questo racconto di Carlo Gesualdo, facemmo un po' da guide turistiche. Avevano trovato anche le persone giuste, però, diciamo. Cioè, certo, questo vedi, il caso, quando il caso forse non esiste, no? Non sì. era un caso quel momento. E dopo questa passeggiata, insomma, scoprimmo che questa persona era un importante direttore d'orchestra, un importante compositore. Noi non sapevamo nulla e ci comportammo con lui come ci saremmo comportati con altre persone, insomma, ovviamente. Lui apprezzò questo e poi ci siamo scritti nel tempo. E da questa storia, insomma, che abbiamo vissuto, ci è venuto in mente di sviluppare quest'altra storia, che ovviamente è ispirata a quel fatto, però è un'opera di fantasia, certamente. E quindi abbiamo affidato questo soggetto che abbiamo sviluppato io e Carmine, lo abbiamo affidato appunto a Luca Di Leo. E Luca ha saputo veramente tessere con eleganza, maestria, ma soprattutto eleganza, veramente, perché è un professionista di forte eleganza nella scrittura, nel modo proprio di raccontare i momenti, le storie, i personaggi. E quindi ha creato questa interessante sceneggiatura, secondo me, con cui insomma abbiamo, diciamo, dato l'inizio alla preproduzione del Perdono. Negli anni, perché questa è una cosa che parte da circa 5-6 anni fa, eravamo partiti con una piccola preproduzione, facendo dei lavori, poi dopo cercavamo dei finanziatori e piano piano, dopo la sceneggiatura, finalmente è partito progetto, un po' tutto il ha preso progetto. Forma. Sì, 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 sì. Quindi le riprese sono state fatte a Gesualdo, ma quali sono i posti preferiti, quelli che avete scelto per le riprese? Sì. Vabbè, ovviamente non poteva mancare il castello di Gesualdo, che è proprio la casa di Carlo Gesualdo, dove ha composto i suoi madrigali più importanti e ospitato tanti artisti amici di quel periodo. E quindi alcune scene saranno girate nel castello, sono state girate e saranno girate perché siamo in corso appunto di produzione. Poi abbiamo un convento che è proprio nella piazza centrale, che è stato restaurato e ristrutturato, sede dell'Istituto Italiano di Cultura Gesualdiana, dove gireremo altre scene, ricostruendo insomma alcuni ambienti.
E poi abbiamo degli esterni, insomma, all'interno del, diciamo, piccoli scorci interessanti che ci servono per il racconto, appunto, narrativo. E infine la chiesa di Santa Maria delle Grazie, convento dei Cappuccini, dove c'è, risiede la pala del Pertono. Appunto. Ecco, appunto, sì. Perché volevo da qui collegarmi al motivo del nome, del titolo del film, il Perdono. Sì. C'è questo quadro importante, importantissimo, che si chiama proprio il Perdono, e voi da qui quindi avete attinto per il titolo. Giusto. Sì, sì, sì. Allora, in questa chiesa è conservata questa pala molto grande, importante, imponente, che è appunto la pala del Perdono, una pala d'altare fatta da Giovanni Balducci, appunto, per Carlo Gesualdo, dove è raffigurata un po', diciamo, l'espiazione di Carlo Gesualdo delle sue colpe. Cioè Gesualdo inginocchiato, diciamo, con suo zio San Carlo Borromeo che ci poggia la mano sulla spalla. Però sono bassi nella zona, diciamo, dell'inferno, perché c'è una sorta di costruzione a piramide in cui si parte dalle fiamme dell'inferno con i dannati e si sale fino a sopra, dove c'è Gesù, insomma, con altri santi. E da lì è partita un po' tutta l'idea, tutto questo percorso, insomma, perché anche questo personaggio, il personaggio di Igor Watkins, che è interpretato da Alessio Boni, anche lui cerca un po' un'espiazione da alcuni peccati, diciamo così, ecco. E quindi parte un poco tutto da quella pala, che è un po', secondo me, la pala che rappresenta la vita di Gesualdo appieno. Cioè c'è proprio tutto là dentro, oltre la sua maestosità, la sua bellezza, insomma. Quindi da qui il titolo. Sì, sì, da qui il titolo, Il Perdono. Il Perdono. Sì, sì, sono curiosa di vedere questo film. Comunque, per quanto riguarda invece la parte tecnica, so che vi siete affidati a professionisti del territorio, quasi tutti professionisti irpini. Sì, sì, appunto, proprio come dicevo prima, l'obiettivo dell'Irpinia Film Commission era proprio quello, cioè di mettere insieme tante maestranze del territorio, oltre che le location, le bellezze del territorio. E diciamo che abbiamo dei partner importanti che ci hanno seguito in questi anni e anche in questo progetto hanno deciso di accompagnarci, tra cui Canon Italia e Transaudio Video, che ci forniranno le macchine da presa e tutta l'attrezzatura cine video. Poi abbiamo un altro partner importantissimo, che è Zoom Italia, che ci fornirà tutta la parte legata alla registrazione audio. E poi abbiamo la Mercedes-Benz Dugauto, che ci darà le macchine per utilizzarle sul set. E tutti i professionisti del territorio, suono e missaggio del suono, appunto, di Ariano Irpino, certo, che è un grandissimo amico, e lo voglio salutare. Certo, salutiamolo, perché è un amico importante. Perché è un grandissimo professionista, tra l'altro amico anche di Città di Ariano, appunto, Antonio Pannese, che ha uno studio bellissimo dove, direi, appunto, grande faremo, Antonio Pannese. Grande. E appunto faremo la registrazione e il missaggio del suono di questo corto. Ma questo non è il primo progetto che io faccio con Antonio. Ci sono stati tutti i progetti che ho parlato prima, sono stati fatti insieme ad Antonio. Quindi è già un professionista che fa parte, ovviamente, del team, della troupe che noi portiamo avanti. Poi ci sono altri professionisti, tra cui, vabbè, Elodia Bianco, che si occupa della scenografia e dei costumi, Aquilino De Simone di Mirabella, che fa tutta la parte legata a operatori video, insomma, assistenza. Diciamo, non sto qui a dire nominarli tutti i nomi, perché sicuramente mi dimenticherei e mi sono dimenticato di però li ringraziamo tutti. Però li ringraziamo tutti, comunque maestranze del territorio che collaborano e anche brand del territorio che ci aiutano a, insomma, a portare avanti questo progetto. Appunto, stiamo cercando di ringraziare tutti questi partner, non finiremo mai di ringraziarli, perché, come dicevo prima, un puzzle è fatto insieme di tanti pezzi, certo, cioè, e anche loro, se in piccola parte, cioè pure il runner che porta la bottiglietta d'acqua, certo, semmai prima di girare, è importante quanto è importante il direttore della fotografia, che senza di lui non puoi girare ovviamente il film. E lo voglio salutare, Ugo Lopinto, un grandissimo professionista, per dire, insomma. Però ecco, tutti questi pezzi, tutti questi piccoli brand, tutti questi piccoli maestranze, queste persone che ci danno una mano, rendono possibili progetti del genere, perché questi sono progetti che, oltre il lato economico, ma si fanno veramente per chi ha passione, cioè il cinema si fa per passione, per voglia, per volontà, cioè è un lavoro inimmaginabile, ma veramente inimmaginabile, per arrivare a
10-12 minuti semmai di girato, a volte anche meno. Ecco, quanto si impiega per girare 10-12 minuti di... Allora, noi più o meno abbiamo una produzione intorno ai 10 giorni, diciamo, tra preproduzione e produzione. Un minuto al giorno, diciamo. Sì, più o meno sì, più o meno sì. E poi ci sarà tutta la parte della post-produzione, che è un mondo a parte, okay. Dove tra l'altro c'è coinvolta un'altra azienda di Ariano Irpino, che è Aurea Lab, con dei grandissimi professionisti che fanno effetti speciali in Irpinia, cioè cose assurde, no? Effetti speciali, infatti, in Irpinia. E però loro ci riescono e continuano a collaborare grazie al telelavoro con tante aziende italiane leader appunto nel settore dei VFX, degli effetti speciali. Quindi grandi professionisti irpini impegnati in questo cortometraggio. Per quanto riguarda invece la musica, essendo comunque, sì, Carlo Gesualdo un musicista, è stato dato grande risalto, insomma, alla parte, sì, musicale, sì, che è stata affidata a Carmine Ioanna. Parliamo, sì, di lui. Vabbè, Carmine Ioanna non ha bisogno di presentazioni, è un'eccellenza a tutto tondo veramente dell'Irpinia, un grandissimo fisarmonicista, io che non ne capisco nulla tecnicamente di musica, ma mi piace ascoltare tutti i generi di musica, ma ogni qualvolta Carmine mi chiama, perché ho la fortuna di averlo come amico, insomma come persona che stimo e ci vogliamo bene, allora ogni qualvolta lui fa qualcosa anche di intimo, di registrazioni, dico, lui mi chiama, dice vieni, ascolta, sentiamo, vieni a vedere, facciamo qualcosa insieme. E in questo progetto io non potevo fare a meno di Carmine, perché da quando ho letto la sceneggiatura ho detto no, qua ci vuole una scomposizione di quello che è l'idea di un madrigale, che sono a più voce ovviamente. E Carmine secondo me è la persona che rappresenta al meglio il compositore di questo progetto, perché è irpino, è stato, diciamo, a Gesualdo più volte per suonare, insomma, per fare concerti bellissimi. Quindi chi più di lui, artisti, insomma, potrebbe, sì, conoscere, sì, la storia. E allora Carmine subito si è entusiasmato, onestamente, e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso insieme. Tra l'altro stiamo cercando di registrare un madrigale dal vivo, che registreremo dal vivo, con un coro di Avellino, gli Irpini Cantores, e cercheremo di registrarle appunto, stiamo cercando, nella chiesa dei Cappuccini, sotto la pala d'altare, la pala del perdono. Bellissimo. Eh sì, insomma, anche sono operazioni che, sì, come immagini, ma certamente anche come linguaggio, come significato, il fatto di registrare un madrigale, certo, là dal vivo con un coro di 28-30 persone diretti da un grande maestro, l'oro del coro, il maestro Carmine D'Ambola, e poi diretti da Carmine e Ioanna, che sta là, che il, insomma, top, registriamo, insomma, sì, sono esperienze che molto probabilmente rimarranno in un modo o in un altro in un percorso storico legato alla filmografia di Carlo Gesualdo. Ecco, mo appunto, a prescindere il prodotto dove arriverà, quello che farà, eccetera, eccetera, però sicuramente è un tassello della filmografia molto di Carlo Gesualdo. Molto importante, certo. Certo. Senti, ma ci sono i curiosi che vengono lì a seguire le riprese? Sì, allora purtroppo in questo periodo, con tutti questi protocolli, certo, così, immagino, restrittivi, è difficile. Se prima si riusciva semmai a fare pure dei piccoli blitz sul set, un po' come faceva quel programma con Gianni Minà, che andava sui set, insomma, per fare questi piccoli interventi, purtroppo oggi è diventato, certo, un po' più difficile, perché con il discorso del coronavirus ovviamente siamo molto attenti, sì, a mantenere, insomma, un certo rigore sui set, distanze, mascherine, insomma, tutte le dovute precauzioni purtroppo del caso. Ecco. Però, insomma, immagino che il Covid vi abbia in qualche modo ostacolato, rallentato, credo, sì, no? Sì, noi eravamo pronti a girare ad ottobre dell'anno scorso, insomma, tra ottobre e novembre. Poi è arrivata la cosiddetta pandemia, seconda ondata, certo, che proprio ha travolto appieno di nuovo, sì, l'Italia. La Campania era proprio, insomma, in una situazione abbastanza complicata, purtroppo. Sì. E allora abbiamo, insomma, il produttore ha deciso, dopo tante peripezie, cioè dopo tante forzature, di rimandare ed arrivare in questo periodo. Insomma, fate continuamente tamponi, quindi, scommetto. Sì, 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 facciamo i tamponi ogni 48 ore, insomma c'è tutto un percorso sanitario che
sì, che vi obbliga, in questo insomma. Momento non ne parliamo, che stiamo parlando di cose più infatti, belle, lasciamo infatti, stare. Parliamo del progetto che ha raccolto anche il patrocinio della Regione Campania, sì. Un altro traguardo molto importante. Sì, diciamo che questo è stato proprio forse il traguardo più importante, nel senso che è stato quello che ci ha permesso poi di partire con questo progetto, perché noi avevamo avanzato una richiesta di finanziamento appunto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e lui personalmente ha deciso di partecipare, quindi di realizzare questo cortometraggio come opera di valorizzazione per il territorio campano. Ed è una cosa che a noi ha fatto molto piacere, certo. Innanzitutto per il suo patrocinio, per il fatto che abbia investito lui personalmente con il capitolo proprio della presidenza, ma che poi abbia valutato positivamente un progetto che appunto insomma valorizza effettivamente il territorio, perché queste sono operazioni che, oltre per il film in sé per sé, per chi ci partecipa e tutto il resto, però sicuramente sono prodotti che fanno un po' da marketing territoriale, no? Il cosiddetto cineturismo, cioè l'idea che io vedo una location in un prodotto e appunto si crea hype per quella location, e quindi semmai un turista decide di venire a Gesualdo, decide di venire nel nostro territorio perché ha visto Il Perdono, semmai al festival, certo, non sì. Lo voglio nemmeno nominare, non lo diciamo. Scaramanzì, il festival X, il festival Y, insomma. Oppure in sala e proiezione e tutto il resto. Senti, quindi l'obiettivo del film qual è? Allora, l'obiettivo del film è sicuramente cercare di non di far conoscere Carlo Gesualdo, perché Carlo Gesualdo è conosciutissimo in tutto il mondo, assolutamente. E ovviamente, però, essendo un musicista di un livello veramente altissimo, è conosciuto soprattutto nei settori legati molto alla musica. E dopo, insomma, tanti prodotti eccellenti, sia dal punto di vista, diciamo, di libri, sia dal punto di vista di pubblicazioni, di documentari, vabbè, il documentario di Werner Herzog dedicato appunto a Carlo Gesualdo, Morte a cinque voci con Milva, che è scomparsa tra l'altro qualche settimana fa, e altri prodotti, insomma, bellissimi che sono stati fatti su Carlo Gesualdo, però diciamo che l'obiettivo di questo è quello di far conoscere un po' Gesualdo anche al a di chi fuori. Semmai sì, non fa parte proprio del settore musicale, ma quindi dare un occhio anche alla storia della vita del personaggio, cioè la musica, che è la parte importantissima, certo. Insomma, di Carlo Gesualdo, la struttura psicologica del personaggio e la sua vita, ma non parlando di della solita storia, insomma, no. Del luxoricidio e tutto il resto. Prendendo della un po' vita, il discorso in generale. Insomma, sì, sì, culturale, l'aspetto religioso, insomma, tutto quello che è la vita di Gesualdo, dalla musica, insomma, fino alla cultura, ecco, appunto. A che punto siamo con le riprese? Al 50%, diciamo che al 50% proprio in generale del progetto. Adesso c'è il corpo più importante. Quello, insomma, infatti, guarda, prima di chiudere... Siamo proprio nel cuore di questo. Prima di chiudere vogliamo svelare qualche piccolo retroscena per i nostri amici, un piccolo scoop, sai? Piccolo scoop, retroscena. Quando ci sarà la venuta di Alessio Boni? Ecco qua. Questo qua, questa, non lo possiamo questa dire. Domanda non, lo non sapevo, posso rispondere. Lo sapevo. Però io te l'ho fatta lo stesso, sì, ci ho provato. Sì, no, figurati. Però, ma non posso rispondere soprattutto per i protocolli, per i certo. Protocolli Covid, anti-Covid. Se era un altro momento probabilmente no, perché ti avrei ci sono risposto. Le nostre amiche che ci stanno sicuramente guardando, aspettando. No, allora diciamo che siamo al 50% della produzione, insomma, cioè il corpo centrale più importante, appunto, insomma, proprio parte delle riprese più importanti della produzione, e poi successivamente si passa alla post produzione con la sonorizzazione, colonne sonore e tutto il resto. E scoop, a questa domanda non ti posso rispondere. Non le possiamo dare. Poi, insomma, oltre dirti che il personaggio si chiama Igor Watkins, appunto un omaggio ad Igor Stravinsky, sì. Che ha dedicato un monumentum, cioè un'opera importantissima a Carlo Gesualdo, e il cognome Watkins dedicato al più grande studioso al mondo su Carlo Gesualdo, che è Glenn Watkins, che è venuto più volte a Gesualdo. Quindi ti ho detto questa chicca, che il maestro si chiama Maestro Igor Watkins, interpretato appunto da Alessio Boni. Alessio Boni. Ecco.
Noi siamo quindi curiosi di visionare questo meraviglioso, sicuramente, cortometraggio. Io ti ringrazio per essere stato qui e spero che il corto ci arriverà presto, così magari lo facciamo vedere ai nostri amici di Città di Ariano. Certo. Grazie mille Roberto, grazie a tutta la produzione del Perdono. Io vi ringrazio come sempre e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.